Oggi parliamo dei mercati emergenti e più in particolare di tutti quei mercati che ad oggi in questo momento sono sottovalutati rispetto alla media. Sì, perché dovete sapere ragazzi che effettivamente l'investitore medio, quindi la maggior parte di noi ragazzi, si focalizza esclusivamente nel mercato principale, nel mercato che negli ultimi anni ha dato delle performance pazzesche ragazzi, e cioè il mercato americano, lo Standard & Poor's 500. Ma dovete sapere che purtroppo, ahimè, non è tutto oro quello che luccica, e quindi oggi vi mostrerò come la situazione attuale e soprattutto quello che potrebbe essere i risvolti nei prossimi anni. E dunque andremo a vedere dal mio PC tramite dei grafici effettivamente quali potrebbero essere i nuovi mercati del futuro e quali potrebbero essere per noi investitori le migliori opportunità. Ma prima di iniziare ragazzi, per chi ancora non mi conoscesse, lasciatemi presentare, sono Leonardo, sono il fondatore di SuitaBlog, un blog nel quale costantemente io e il mio team pubblichiamo contenuti, approfondimenti, articoli sul mondo dell'economia e della finanza. Quindi dacci un'occhiata, ti lascio qui sotto in descrizione il link, è gratuito e c'è tantissimo materiale, quindi baci dare un'occhiata e poi torna immediatamente qui. Ma a questo punto sigla ragazzi! Eccoci di nuovo qua ragazzi, benissimo, partiamo quindi immediatamente a vedere quelli che potrebbero essere i mercati del futuro, quelli che potrebbero lasciarci veramente delle buone performance per noi investitori. Ma prima di farlo ragazzi, vi invito a lasciare un bel like, a spolliciare mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per restare sempre in contatto con me, per vedere tutti i prossimi contenuti che pubblico su questo canale e soprattutto per aiutarmi a far crescere il canale, visto che ci metto tanto impegno e faccio tantissime analisi per portarvi questi contenuti interessanti. E io non faccio altro che ringraziarvi. Ma detto questo, andiamo subito nel mio PC a vedere il primo grafico. Bene, partiamo subito a vedere quella che è la situazione attuale, ok, del mercato attuale. Partiamo immediatamente a vedere il primo e anche il più importante forse indice che tutti noi conosciamo, quindi lo Standard & Poor's 500, che viene identificato in questo grafico con questa linea di color rosa. Come vedete ragazzi, anche la linea che negli ultimi anni, quindi il mercato che negli ultimi anni ha performato maggiormente e migliore, e questo era qualcosa che già sapevamo ragazzi, infatti sappiamo tutti quanti che performance hanno avuto le aziende degli Stati Uniti, quindi americane. Bene, questo non è qualcosa sicuramente di nuovo, ma quello che dovete sapere è che l'economia è ciclica ragazzi, sì, avete capito bene, l'economia è ciclica, ciò significa che effettivamente quello che oggi può andare bene probabilmente non è detto che nella prossima decade, quindi nei prossimi 10 anni ad esempio, abbiano le stesse performance, anzi è statisticamente provato come è difficile che riesca effettivamente a mantenere queste performance nel lungo termine. Ma ora ragazzi andiamoci a concentrare sul secondo indice di riferimento, che è appunto l'MSCI World, che non è nient'altro l'indice che ci sta a testimoniare le performance del mercato globale, ok? Quindi in questo indice troveremo effettivamente le principali aziende dei principali paesi del mondo. Questo indice viene rappresentato quindi con questa linea che vedete qua azzurrina, e vedete che ha rispetto agli altri una performance media, che è una performance anche in questo caso piuttosto importante, piuttosto buona. E questo è sempre stato così ragazzi, proprio perché l'indice mondiale è effettivamente una media di tutti quelli che sono i principali paesi del mondo, quindi questo è anche uno degli indici più utilizzati e più sfruttati per fare dei veri e propri PAC, quindi dei piani di accumulo. E se non sapete cos'è o volete approfondire quelle che sono le migliori strategie per investire in un PAC, ho fatto un video apposito che vi lascio qui sopra, quindi andatelo a guardare e poi tornate qua, vi potrà sicuramente essere utile se volete utilizzare questa metodologia di investimento. Ora andiamo a vedere invece il terzo indice di questo grafico, e cioè lo Stock 600, che non è nient'altro che l'indice di riferimento per l'Europa appunto. Bene, vediamo come questo indice che è indicato con questa linea verde abbia performato effettivamente più o meno come l'indice mondiale, quindi anche in questo caso buonissime performance. In alcuni punti, come vediamo qua ragazzi in questa parte del grafico, quindi nel 2015-2016 all'incirca, ha performato anche addirittura come lo Standard & Poor's 500 e forse anche meglio. Quindi capite effettivamente la forza anche dello Stock 600.
Bene, ma a questo punto andiamo a vedere l'ultimo indice che voglio presentarvi quest'oggi, che è anche quello di riferimento di questo video, cioè l'indice, diciamo, dei mercati emergenti, che vediamo rappresentato con questa linea blu scura. Ok, questo indice, se vedete ragazzi, ha avuto una performance nell'ultima decade piuttosto bassa rispetto allo Standard Poor's 500 e agli altri indici che abbiamo visto fino ad ora. E quindi voi mi direte, beh, ma allora a questo punto perché dovremmo investire nei mercati emergenti? Bene, come primo aspetto, come vi ho già detto, il mercato è ciclico, quindi l'economia è ciclica. Quindi quello che potrebbe performare oggi bene, non è detto che lo performi allo stesso modo anche nel futuro. E il secondo aspetto, ragazzi, è proprio derivante dal fatto che nel passato effettivamente queste performance erano giustificate da quelle che erano effettivamente le aziende e l'economia cinese. Perché effettivamente, ragazzi, nel passato questi paesi, dove il paese trainante è sicuramente la Cina, non avevano diciamo delle aziende così importanti come invece le hanno ad oggi. Pensate oggi, vi faccio soltanto tre nomi per farvi capire la portata di queste aziende: Alibaba, o piuttosto Tencent, o tutte quelle aziende appunto nel mercato del gaming che sono in fortissima crescita, o NIO ad esempio. Sono tre aziende che sicuramente tutti voi conoscerete e che hanno veramente dei numeri pazzeschi, anche molto più importanti delle aziende americane. E il PIL ad esempio di questi paesi, dei paesi emergenti, è in doppia cifra ormai da tantissimi anni, ragazzi, e quindi questo significa che c'è veramente una forte crescita in questi paesi, e dunque dobbiamo aspettarci una probabile crescita anche appunto nel mercato finanziario. Ok, ma a questo punto, dopo aver fatto una panoramica di quella che è la situazione attuale, passiamo immediatamente al secondo grafico, ragazzi, che è anche il più interessante secondo me. Beh, non vi lasciate influenzare dall'aspetto piuttosto complesso, come lo vedremo tra pochissimo insieme, è piuttosto semplice. Bene, concentriamoci però nella parte inferiore. Allora, guardiamo immediatamente cosa abbiamo nelle ordinate e nelle ascisse, quindi nelle X e nelle Y. Nelle Y, quindi in questa linea, in questa parte del grafico, abbiamo sostanzialmente quello che è il PE ratio, che non è nient'altro che un indice, ragazzi, che ci aiuta e ci è molto utile per andare a verificare quelli che sono i mercati e le aziende appunto che sono sopravvalutate o sottovalutate rispetto alla media appunto. Dunque più questi dati, questi numeri sono elevati, e più abbiamo un PE ratio appunto che ci sta a mostrare la sopravvalutazione di alcuni mercati. Mentre nell'asse delle X abbiamo quindi l'annual earning growth, che non è nient'altro che la crescita annuale media, ovviamente in percentuale, di questi mercati. Bene, da questo grafico vediamo immediatamente come la crescita maggiore negli ultimi anni appunto l'hanno avuta questi principali paesi, quindi la Germania e il Canada. Infatti sono anche tra i paesi sicuramente più interessanti, ragazzi, perché hanno un PE ratio effettivamente medio, quindi non sono troppo sopravvalutate, ma allo stesso tempo hanno anche dei ritorni appunto in termini economici piuttosto elevati, anzi sono i più elevati. Ma vediamo anche altri possibili mercati interessanti, sicuramente da tenere in considerazione: il Giappone, l'Italia, sì ragazzi, avete capito bene, l'Italia, che tutti appunto vi dicono no, state lontani da investire nei mercati italiani, ma in realtà ragazzi non è così. Date un'occhiata a questo grafico, abbiamo dei rendimenti naturalmente non uguali a livello di performance rispetto alla Germania e al Canada in termini di earnings, ma allo stesso tempo sono veramente sottovalutate come aziende e come mercati, e quindi possiamo comprare a un prezzo veramente basso e allo stesso tempo avere delle performance buone, direi piuttosto buone. E la stessa cosa vale per i mercati emergenti, di cui parliamo e ci stiamo concentrando anche in questo video. Quindi sicuramente ad oggi possiamo acquistare in questi mercati con dei prezzi piuttosto bassi, ma allo stesso tempo potremo avere performance niente male nei prossimi anni. Quindi sicuramente mercati da tenere in considerazione, ragazzi. Ma ora concentriamoci nel paese, in quei paesi dove tutti noi investiamo, quindi negli Stati Uniti, e vedete come effettivamente le performance degli earnings sono sì veramente buoni, quindi tra un 6 e un 8%, quindi niente male direi, ma allo stesso tempo hanno un PE ratio veramente pazzesco, guardate qua, oltre il 19, e questo ci mostra come sì effettivamente possiamo avere degli earning, una crescita buona, hanno delle valutazioni veramente alte, quindi per acquistare qualcosa
un'azienda negli Stati Uniti dobbiamo veramente spendere tanti tanti soldi. Tutto ciò che abbiamo detto finora, ragazzi, è anche testimoniato e verificato da quest'ultimo grafico. Bene, dove andiamo a fare effettivamente un confronto tra quello che è lo standard S&P 500, il mercato americano, e i mercati emergenti. Bene, vediamo da questo grafico come effettivamente nel 2021, quindi ad oggi, siamo quasi ai minimi storici di tutti i tempi, che abbiamo raggiunto all'incirca nel 97 e nel 2002. Bene, vedete che valutazione, ragazzi, veramente quasi ai minimi storici. Beh, questo, ragazzi, quindi ci sta a dire come acquistare nei mercati emergenti ad oggi è piuttosto conveniente rispetto allo standard S&P 500. Ok, ma dopo tutta questa analisi, ragazzi, beh, arriviamo alle conclusioni, alle mie personali conclusioni. Quindi, quello che sicuramente avrete capito da questa analisi fatta insieme è che ci sono alcuni mercati veramente molto molto sopravvalutati, come in questo momento gli Stati Uniti, e altri mercati invece che sono effettivamente sottovalutati rispetto a quello che potrebbero dare nei prossimi anni, tra cui abbiamo sicuramente la Germania, il Giappone, ragazzi, e poi tutti i mercati emergenti, tra cui la Cina, naturalmente, che è il mercato emergente per eccellenza, che trascina un po' tutti gli altri. Quindi, detto questo, ragazzi, dovete sicuramente fare le vostre personali valutazioni, come dico ogni volta. Non ascoltate soltanto me, ma cercate di fare anche le vostre personali analisi e considerazioni prima di investire. E poi non vi resta nient'altro che mettervi alla prova, ragazzi. Perché effettivamente, come già sapete, investire è l'unico modo per ottenere la libertà finanziaria che tutti noi vogliamo. Quindi, se sei arrivato fino alla fine di questo video e ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un bel like, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche se ancora non l'hai fatto. E mi raccomando, scrivi qui sotto nei commenti quale tra questi paesi è quello che secondo te potrebbe performare meglio nei prossimi anni e spiegami anche il perché. E magari nel prossimo video andremo a analizzare questi paesi. Bene, ma a questo punto siamo arrivati veramente alla fine di questo video, vi ringrazio e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima!